Cioè, noi oggi proponiamo 10 punti che costituiscono un punto di partenza per smettere di parlare di chi sta con chi, per non si sa bene fare cosa, e cominciano a spiegare chi è davvero sufficientemente simile per poter costruire la casa dei moderati italiani. Intanto però appoggiate tutti i candidati del Partito Democratico all'amministrativa, si capisce dove state. Noi siamo assolutamente dalla parte della coerenza politica, nel 2018 puntiamo a presentarci in modo autonomo, perché autonoma è la nostra iniziativa politica. È chiaro però che quando ci sono contesti dove le leggi elettorali consentono di ragionare in termini di coalizione, per noi le alternative sono solo due: o si resta comunque da soli, o se si va in coalizione si va dappertutto con gli stessi alleati con cui si governa il Paese. Questo è il sogno di Verdini, fare un bel rassemblement di moderati, appoggiare Renzi anche per quei moderati che non vogliono votare il Partito Democratico. Voi gettate le basi del progetto politico sognato e auspicato da Denis Verdini. Non so cos'è il sogno di Verdini, non compete a me sapere cosa sogna Verdini, quello che conta è che è la realtà di Zanetti. Però insomma, porte aperte a tutti i moderati, anche a Verdini, no? Le porte aperte a tutti i moderati che condivideranno i 10 punti fondamentali di cornice che oggi presentiamo, tra i quali ce n'è anche uno che prevede la non candidabilità per chi ha in corso processi. Se lo accoglie e lo accetta, le porte sono aperte. Anche perché tanto poi verrà prescritto da questa condanna fresca degli ultimi giorni, quindi insomma non ci sono problemi anche dal punto di vista penale. Francamente non conosco nel dettaglio le vicende penali di Verdini e aggiungo anche che francamente non me ne interessa particolarmente. Noi oggi lanciamo un'iniziativa politica importante su dei punti. Chi vuole discutere venga, i punti sono molto precisi, i paletti anche. Porta su un grande giorno, oggi parte il cantiere dei moderati, il sogno di Denis Verdini, quello di riunire tutti i moderati, appoggiare Renzi, anche di quella parte dell'elettorato che non si riconosce nel Partito Democratico. Ma lei è eletto nel Partito Democratico, quindi perché dà via questo progetto? Sì, ma ha fatto un intervento lei. Ma perché la legge elettorale non ci permette più di essere alleati, nel senso che noi nel 2013 abbiamo presentato il nostro simbolo insieme al Partito Democratico, sia in Piemonte, sia in Lombardia, sia in Sicilia, ma se la legge elettorale è questa ne dobbiamo prendere atto. Sul fatto di Verdini penso che abbia di meglio Verdini da venire a vedere questa nostra iniziativa. Porte aperte a Verdini, porte aperte ad Alfano, avete fatto anche all'elettorato di Berlusconi, sì o no? No, lei ci ha fatto un'intervista sul suo giornale Il Fatto Quotidiano una settimana fa, la vado a rivedere e giustamente Verdini avrà di meglio da fare che venire a sentire Portas e Zanetti che parlano dei moderati. Ringrazio tutti quelli che ci fanno una grande pubblicità sui giornali, sui moderati, ma il simbolo è mio, per cui mi fanno una grossa cortesia. Senatrice, è lei che ci fa qui? Andiamo a sentire, noi ci confrontiamo, sentiamo cosa propongono. Cosa significa oggi essere moderati? Faccio uno studio comparato, ascoltiamo tutti e vediamo. Ma essere moderati significa forse recuperare un po' di buonsenso che manca. Senta, ma non è che anche lei entra nel gruppo di Verdini come la sua collega Gambaro? Allora, le anticipo già di no e sono nel fritto misto, insalata mista, come la volete chiamare, sto valutando varie ipotesi, ma più che altro sto cercando di mettermi nell'ottica di completare la legislatura cercando di essere al massimo, insomma, concreta e di portare a termine qualcosa. Questo sarebbe già un buon risultato.